con un'altra puntata del nostro percorso di storia della filosofia. Questa è una puntata che a me piace tanto, essendo psicologa, ed è la rivoluzione psicanalitica. In questa puntata vedremo tre autori molto importanti, a partire ovviamente da Freud, che è il fautore, il fondatore della psicanalisi, poi vedremo brevemente anche Alfred Adler e anche Jung. La rivoluzione psicanalitica ha sancito proprio un cambiamento epocale incredibile e adesso vediamo in che senso. Eccoci qua. Allora, io ho messo ovviamente la foto di Freud perché è stato lui, è iniziata appunto con Sigmund Freud, che è nato nel 1856 e morto nel 1939. Quindi possiamo dire che tendenzialmente la rivoluzione psicanalitica è nata nel Novecento, proprio perché il primo grande libro di Freud è stato pubblicato, che è Interpretazione dei sogni, è stato pubblicato nel 1900, proprio come simbolo di inizio di un nuovo secolo. Quindi diciamo che la rivoluzione psicanalitica nasce proprio nel Novecento, nei primi anni del Novecento, e si sviluppa proprio in questi anni, quindi anni in cui c'è stata poi la Prima Guerra Mondiale e c'erano già dei sentori di una seconda guerra, quantomeno c'era un fortissimo antisemitismo, cosa importante da sottolineare perché Freud era ebreo e è dovuto poi scappare e fuggire, infatti è morto a Londra. Per quanto riguarda Freud, ho preparato, e lo trovate già, una biografia molto lunga, un video molto lungo, proprio che parla dettagliatamente di tutta la sua vita. È molto interessante proprio perché racconta che cosa gli è successo, tutta questa questione dell'antisemitismo, della sua amicizia con Breuer, che poi è finita, della sua amicizia con Jung, che poi è finita. Quindi, è veramente molto interessante per inquadrare il personaggio. Qual era l'obiettivo di nascita della rivoluzione psicanalitica? Beh, diciamo che Freud, medico, che era un medico appunto che aveva studiato medicina, aveva iniziato a vedere che c'erano delle persone, tra cui Charcot in Francia, che volevano capire come curare delle malattie mentali, tra cui l'isteria. E voleva farlo attraverso appunto delle metodologie diverse rispetto a quelle canoniche, anche perché tenete in considerazione che le malattie mentali a quell'epoca venivano proprio, cioè venivano chiuse in manicomio e si buttava la chiave sostanzialmente, cioè non si capiva come poter aiutare queste persone. E da lì nasce proprio la rivoluzione psicanalitica, che adesso vediamo in che senso poi è nata. La rivoluzione psicanalitica ha avuto una fortissima influenza in moltissime discipline, non soltanto quella medica, ma anche nell'arte, nella letteratura. Pensiamo allo stream of consciousness di Virginia Woolf, che è proprio questo flusso di coscienza dove il personaggio parla e esprime proprio un po' tutto quello che c'è dentro di sé, quindi nell'inconscio. Conscio, che vedremo che è un termine coniato proprio da Sigmund Freud. Nella sociologia, nei film, lo troviamo tantissimo anche oggi, dove si parla proprio di psiche, di psicologia, nella filosofia, ovviamente. Perché l'abbiamo inserita la rivoluzione psicanalitica nella filosofia? Proprio perché cambia, trasforma anche il modo di fare filosofia, su alcuni aspetti, anche perché in passato si riteneva che la psicologia fosse una costola della filosofia. Adesso un po' queste due discipline hanno preso due strade un po' diverse, pur sempre essendo scienze, umane. Però in passato si diceva che appunto la psicologia fosse una costola, anzi in realtà alcuni autori, tra cui per esempio Comte, non l'annoveravano come scienza, la psicologia, perché dicevano che appunto non poteva avere un obiettivo tangibile. Adesso vediamo appunto come nasce questa rivoluzione psicanalitica per opera di Freud. Eccoci qua. Allora, innanzitutto
dobbiamo dire una cosa importante, che Freud a un certo punto della sua vita scopre appunto che lui faceva il ricercatore, iniziava a studiare appunto come nella ricerca e scopre che Charcot a Parigi, che era un medico molto, molto bravo, molto quotato, aveva iniziato appunto a studiare queste donne isteriche e non si riusciva a capire queste manifestazioni somatiche, cioè l'isteria come si manifestava? Si manifestava con delle manifestazioni come per esempio la paralisi, paralisi di un braccio, paralisi facciale, problemi alla vista all'udito, una tosse nervosa, un'anoressia appunto nella donna e non si riusciva a capire perché la donna dal punto di vista organico non aveva problematiche. E quindi il Charcot e poi successivamente Breuer iniziano a utilizzare con queste donne un metodo terapeutico che è quello dell'ipnosi, che non è il mago Merlino che fa l'ipnosi, ma è uno stato appunto di grosso rilassamento a cui appunto si può accedere a tutta una parte nascosta di sé e farla appunto riemergere. E quello che si era visto è che con l'ipnosi c'era una remissione dei sintomi, che poi però il problema grosso è che Freud si accorse che i sintomi riapparivano, cioè c'erano anche degli effetti collaterali, perché per esempio una paziente si era innamorata del suo medico, quindi sostanzialmente non funzionava per Freud, quindi Freud andò da Charcot, fece il suo, come si dice adesso, praticantato, ha iniziato a utilizzare il metodo dell'ipnosi e anche Breuer, che fu un amico appunto di Freud, iniziò ad utilizzare il metodo ipnotico. Ricordiamo molto famoso il caso di Anna Oh. Anna Oh, che era appunto questa paziente isterica sottoposta a ipnosi da Breuer, che aveva paura dell'acqua e non si capiva perché avesse paura dell'acqua. Durante una pratica di ipnosi, ricorda che il cane della governante aveva bevuto da un bicchiere. Lei era rimasta schifata da questa cosa e da lì era nata appunto la sua paura per l'acqua. Quindi Freud piano piano si avvicina a quello che è il concetto che poi dopo lui teorizza di inconscio, cioè dice l'ipnosi ci porta a far riemergere un contenuto che era un contenuto dell'infanzia, che era un contenuto scomodo, brutto, sofferente, schifoso in questo caso. Però abbandona Freud, quindi siamo al primo punto, abbandona Freud l'ipnosi perché dice che poi, dopo poco, la persona ritorna ad essere come prima, oppure addirittura ci sono degli effetti collaterali. Insieme a Breuer, che nel frattempo appunto era diventato un suo caro amico, mette appunto il metodo catartico che consiste appunto nella liberazione emotiva dal disturbo, metodo che però Freud abbandona quasi subito perché si rende conto per l'appunto che non ci sono dei vantaggi duraturi nel tempo e lui propone un nuovo metodo che è il metodo delle libere associazioni, da cui poi nasce la psicanalisi. Cioè nasce poi il concetto di inconscio. Quindi lui propone il metodo delle libere associazioni, che in che cosa consiste? Consiste nel far sdraiare sul lettino, il famoso lettino di Freud, il paziente liberamente dà una parola, stimolo data dal medico, dallo psicanalista, deve iniziare ad associare altre parole. Per esempio, pensiamo a vita. La parola vita e il paziente inizia a dire cielo, sole, sofferenza, paura, ok? Quindi ci sono delle libere associazioni che però hanno un fil rouge e il paziente in questo modo esprime qualcosa che c'è dentro di sé. Esprime che cosa? Esprime l'inconscio. Inconscio che proprio è il baluardo, come dire, la nascita, sancisce la nascita finalmente della psicanalisi, cioè il fatto che esiste un contenuto sommerso, e adesso vediamo la slide, che è proprio nascosto, che è proprio il frutto di tutto quello che è stato rimosso del nostro passato. Adesso lo vediamo meglio.
Eccoci qua. Allora, questa è una bellissima immagine che rappresenta proprio un iceberg, perché secondo la prima topica di Freud, diciamo che la nostra personalità è composta da tre parti, ok? Quindi abbiamo il conscio, che è la parte emersa, il preconscio, che è la parte qui che è sommersa ma leggermente, e adesso vediamo come, e l'inconscio che è la parte più sommersa. Allora, questa prima topica sancisce proprio la scoperta dell'inconscio, che più che scoperta, diciamo che è un po' una consapevolezza, perché secondo me nel passato ci sono stati altri autori che hanno parlato dell'inconscio senza nominarlo, cioè senza dargli un nome, senza dargli un'etichetta. Quindi è più una consapevolezza e questo ha sancito proprio l'atto di nascita della psicanalisi. Allora, il conscio è appunto la cosa di cui siamo consapevoli. Io adesso sono consapevole di quello che ho mangiato poco fa, piuttosto che sono consapevole di quello che ho studiato per fare questa lezione. Preconscio invece è qualcosa di inconscio, ma che può emergere facilmente spostando la nostra attenzione su di esso. Per esempio, tu probabilmente non ti ricordi che cosa hai mangiato l'altra sera, però spostando l'attenzione verso l'altra sera te lo ricorderai. Quindi è un po' come se questo preconscio fosse sotto, proprio a riva, e basta semplicemente un movimento d'onda per farlo riemergere. L'inconscio invece è proprio sommerso. Ed è frutto di quel meccanismo di difesa che viene chiamato da Freud rimozione. Cioè io rimuovo che cosa? Porto negli abissi dal conscio all'inconscio tutti quei materiali, quei pensieri, quei ricordi sono stato frutto di sofferenza, di dolore, che mi hanno portato imbarazzo, che mi hanno fatto schifo, come nel caso prima di Anna Oh, e che appunto non voglio più ricordare, quindi li butto nel rimosso. E questo è una questione che è importante da sottolineare, cioè lui dice c'è il rimosso, ma questi contenuti riemergono. In che modo? Attraverso delle manifestazioni che adesso vedremo e attraverso quel metodo delle libere associazioni che abbiamo appunto detto essere il metodo psicanalitico per eccellenza. Quindi lui abbandona l'ipnosi, abbandona il metodo catartico e promuove questo metodo delle libere associazioni, che è questo metodo che consente, attraverso queste libere associazioni di parole, di far riemergere il contenuto inconscio verso il conscio. E ovviamente mi direte, ma perché farlo riemergere? Che è lì bello tranquillo, se ne sta bello tranquillo. No, perché l'inconscio comunque agisce sul conscio, agisce sul nostro comportamento, sulla nostra felicità, sul nostro modo di fare con le persone. E quindi è giusto andare a capire cosa c'è sotto per poter lavorare sul sopra. Ok? Ecco, proprio per capirci meglio, poi torniamo alle manifestazioni dell'inconscio, è importante sottolineare le due topiche di Freud, perché dapprima, appunto, per delineare la personalità dell'individuo, Freud parla di tre sistemi che li abbiamo appena visti, quindi conscio, preconscio, inconscio. Poi a un certo punto, però, lui dice: no, non sono soddisfatto di questa topica. Secondo me la personalità dell'individuo è costituita da tre istanze, che sono l'ess, l'io e il superio. Allora, su questa parte io non mi soffermo tantissimo, perché di solito tutta la parte di filosofia non prevede un approfondimento su questi argomenti, ma qualora voleste approfondire, il vostro professore vi chiede un approfondimento su questo, c'è tutta la parte di Freud su tutto, quindi sull'inconscio, sulla prima topica, la seconda topica, perché è passato dalla prima topica alla seconda, sulla playlist di psicologia dinamica. Lì trovate veramente un approfondimento su tutte queste tematiche che non sto di nuovo ad approfondire, qui è proprio un excursus per capire perché la rivoluzione psicanalitica è inserita a pieno titolo nella storia della filosofia.
Quindi, detto questo, abbiamo tre istanze, che sono l'es, che è la parte pulsionale, la parte noi nasciamo con l'es, è la parte pulsionale ed è completamente inconscia. Quindi fa parte, dentro qui c'è l'es che agisce, diciamo, in maniera pulsionale, in maniera energetica, pensando solo al principio di piacere. L'io invece, che è sia conscio che inconscio, è la parte, diciamo, più adulta di noi, no? Che è più aderente alla realtà, quindi non vive solo di piacere, ma guarda anche alla realtà, a quello che c'è nella realtà. Il superio invece nasce dalla risoluzione del complesso di Edipo, che adesso vedremo brevemente, e diciamo che è il genitore normativo e affettivo che da un lato ammonisce l'es perché è troppo, diciamo, energetico, troppo pulsionale, e comunque aiuta l'io a arginare l'es che vuole emergere sempre in maniera troppo pulsionale. Poi ripeto, c'è tutta la parte legata alle istanze psichiche su la playlist di psicologia dinamica. A noi basta sapere che Freud delinea questo insieme di istanze di personalità e la seconda topica rappresenta proprio il suo baluardo, quindi la fondazione di quella che è la personalità secondo Freud. Ecco, un altro argomento importante è il concetto di transfert. Che cos'è il transfert per Freud? È un po' quello che è successo con alcuni suoi pazienti, cioè lui vedeva che alcuni pazienti aderivano molto bene alla terapia, si innamoravano, magari diciamo non in maniera morbosa, del proprio paziente, altri invece erano ostili, avevano questi comportamenti un po' da ribelli. Manifestavano ostilità, odio. Quindi questi sentimenti di amore e di odio fanno pensare appunto a Freud, a teorizzare Freud questo concetto che è il concetto di transfer, cioè un trasferimento sostanzialmente di sentimenti di amore, di odio, di attaccamento che sono stati vissuti dal paziente durante l'infanzia con le figure di accudimento, quindi con i genitori, e poi vengono trasferiti allo psicanalista. Quindi io, per esempio, ho avuto un rapporto di grande amore, di grande, collaborazione, con mia mamma, io trasferisco nello psicanalista questi sentimenti, oppure al contrario, ho avuto con mio padre dei sentimenti di odio, di rabbia, diciamo, di insoddisfazione, eccetera, li trasferisco poi quando sono in seduta. E secondo Freud, appunto, l'amore verso lo psicanalista è il primo trigger, quindi il primo punto di partenza per innescare appunto un processo di cambiamento e di guarigione. Quindi l'obiettivo della psicanalista è proprio quello di aiutare il paziente ad innamorarsi, ovviamente virtualmente, dello psicanalista per poi innescare il processo di cambiamento e di guarigione. Ecco qua vediamo invece la manifestazione dell'inconscio, perché abbiamo detto che l'inconscio può essere appunto tirato fuori attraverso il metodo delle libere associazioni. Invece poi Freud dice che ci sono tre modalità anche per manifestare l'inconscio, cioè come riemerge, come spinge verso l'alto questo iceberg, attraverso i sogni, attraverso gli atti mancati, che adesso vediamo, e attraverso sintomi nevrotici. Quindi lui dice, l'inconscio riemerge attraverso queste cose e le vediamo insieme.
Iniziamo proprio con i sogni, sogni che interpretazione di sogni è uno dei fondamenti di studio della psicanalisi, pubblicato nel 1900. Tra l'altro, nella biografia di Freud, io sottolineo che la cosa incredibile è che non ebbe successo all'inizio, anzi, ci vogliono almeno 10 anni per chiudere, per ristamparlo, quindi vuol dire che non ebbe per nulla successo, anzi, fu proprio un po' abbandonato a se stesso. Che cosa sono i sogni? Beh, lo diciamo attraverso le sue parole. Sono la via regia che porta alla conoscenza dell'inconscio nella vita psichica e sono l'appagamento camuffato di un desiderio rimosso. Ecco qua. Quindi c'è nel sogno un doppio contenuto, un contenuto manifesto, che è quello che noi ci ricordiamo, quindi quando noi ci svegliamo e diciamo ok, mi sono ricordata di questo, questo e quest'altro. Invece poi c'è anche il contenuto latente, cioè il contenuto che è nascosto, che è mascherato anche attraverso il fatto che il sogno è illogico, non è lineare, non è coerente, cioè magari sognate una persona che poi si trasforma in un'altra, piuttosto che sognate un animale che magari è il simbolo di qualcosa, eccetera. Quindi è travestito. Il contenuto manifesto è il contenuto chiaro, limpido, quindi sopra la parte dell'iceberg, il contenuto latente invece è la parte più vera del sogno. Infatti Freud diceva che il contenuto manifesto era una maschera, un travestimento, e sotto sotto invece c'è il vero sogno, il vero contenuto, che è il contenuto latente. Bisogna tirarlo fuori. E l'obiettivo della psicanalisi è conoscere il contenuto latente e il messaggio che manda l'ess, cioè quella parte della personalità che abbiamo visto, che è tutta inconscia e che è tutta pulsionale e che butta fuori attraverso il sogno che cosa? Un desiderio rimosso. Vediamo invece gli atti mancati. Allora, su questo c'è un libro bellissimo che vi consiglio, che è Psicopatologia della vita quotidiana, pubblicato nel 1901. Gli atti mancati per Freud sono i lapsus, quindi quando io, per esempio, dico una cosa sbagliata, per esempio, non so, devo chiamare la persona Marco perché si chiama Marco e lo chiamo Matteo, oppure dico dammi la chiave e invece dico dammi la casa. Ok? Quindi è un lapsus. Errori vari, dimenticanze, quindi mi dimentico le chiavi, chissà perché, mi dimentico il cellulare in quel posto lì. C'è un motivo, mi dimentico un appuntamento, per esempio, c'è il caso di una ragazza che doveva fare un colloquio di lavoro e si dimentica l'appuntamento e poi dopo si scopre appunto che questa persona non voleva realmente andare a quell'appuntamento perché quello voleva dire doversi trasferire di città e lei sotto sotto il suo inconscio non voleva. Incidenti, quindi cado, mi faccio male, oppure, non lo so, un incidente in bicicletta, ok? Questi sono tutti atti mancati e sono manifestazioni camuffate dell'inconscio, cioè perché proprio in quel momento sei caduta dalle scale e ti sei rotta la caviglia, ti sei slogata la caviglia? C'è stato per esempio questo episodio di una persona che conosco che guarda caso si è fatta male alla caviglia proprio quando doveva fare una cosa importante che sotto sotto lei si sentiva in colpa per dover fare quella cosa. Quindi la caviglia, che è la simbologia del camminare, quindi dell'andare avanti, l'ha bloccata. Il suo inconscio le ha fatto fare questo incidente proprio per bloccarla, per fermarla. Un'altra manifestazione dell'inconscio sono i sintomi nevrotici, quindi tutti quei sintomi che abbiamo visto all'inizio, di tutte quelle persone che erano isteriche al tempo di Freud, che manifestavano per esempio problemi di vario tipo, somatici, quindi mal di testa, problemi all'udito, problemi alla vista, paralisi, problemi allo stomaco, all'intestino, eccetera. E sono, secondo Freud, di origine psichica e non organica, quindi lui ha dato il là anche a tutta la parte di psicosomatica. E
Sono degli impulsi rimossi, secondo Freud, appunto di natura sessuale. Ecco che qui arriviamo proprio a quello che ha sancito un po' la grande trasformazione del Freud, che è partito dall'interpretazione dei sogni per poi arrivare alla teoria della sessualità. E diciamo che questo ha portato a tanti, tanti suoi amici, tanti suoi sostenitori ad allontanarsi da lui, perché la teoria sessuale che adesso vi mostro, era molto scomoda. Pensate, già potrebbe esserlo scomoda ai giorni nostri, pensate al Novecento. Ecco, arrivare a dire che tutto è di natura sessuale, che i bambini non sono asessuati, ma sono perversi polimorfi, quindi hanno una sessualità interna, eccetera, era veramente qualcosa di scomodo. E questo lo portò all'allontanamento di tante sue colleghe, amici, discepoli, tra cui Jung, tra cui Breuer, di cui abbiamo parlato prima, proprio perché lui aveva raccontato, aveva parlato, aveva teorizzato qualcosa di decisamente molto scomodo per la società. E quindi molte persone si sono distaccate perché pensavano che lo censurassero. Vediamo proprio la teoria della sessualità. Ripeto, in breve, perché c'è tutta la parte molto più esplosa di questa nella playlist di psicologia dinamica. Allora, innanzitutto Freud inizia a dire che il sesso non è soltanto per procreare. Quindi già questa è una cosa decisamente molto scomoda all'epoca, perché c'era comunque la grande potenza della Chiesa che sottolineava il fatto che l'atto d'amore è un atto per la procreazione. Ma la cosa più sconvolgente è il concetto di sessualità infantile. Freud, per l'appunto, dice che il bambino non è asessuato, non è un angioletto, ma dentro del bambino c'è una sessualità che viene espressa in vari modi, in varie fasi, che adesso vedremo. Quindi il bambino è perverso polimorfo, cioè ad un certo punto nella fase fallica, all'interno di sé ci sono tante perversioni che adesso vediamo insieme. E lui parla poi anche di sublimazione, che vedremo dopo, cioè lo spostamento della carica sessuale verso altro al di fuori di sé. Quindi sublimazione è, per esempio, io sposto la carica sessuale verso il lavoro, mi butto anima e corpo sul lavoro e quello è il mio appagamento sessuale. Mi butto sulla scienza, mi butto sull'arte, pensiamo appunto a molti artisti. Oppure parla anche di perversione, cioè il piacere senza il fine riproduttivo. Quindi le perversioni, che non hanno un connotato negativo per Freud, sono proprio l'appagamento del proprio piacere non per fini riproduttivi, quindi non per portare avanti la specie umana. Ma la cosa, il termine più importante per Freud è sicuramente quello di libido. Libido che è un'energia vitale all'interno, ovviamente di natura sessuale, e che si dirige in varie parti, quindi dipende molto da dove si dirige questa energia e a dove va. Ci sono varie zone erogene, che sono per esempio la bocca, che sono il seno, che sono la parte genitale, la parte anale. E per questo motivo Freud arriva a una teoria della sessualità infantile che è costituita da tre fasi, macrofasi. La fase orale, dagli 0 ai 18 mesi, che è la fase in cui il bambino entra nel mondo e scopre il mondo attraverso che cosa? Attraverso la bocca, la suzione, perché il bambino che cosa fa? Mangia dalla tetta della propria mamma, quindi è un contatto con il mondo attraverso la bocca, ma non solo mangia poppando, lui entra in contatto con il mondo anche mettendosi gli oggetti in bocca. Pensate ad un bambino dagli 0 ai 18 mesi, ha tutto in bocca, qualsiasi cosa che trova se lo mette in bocca. Quindi entra nel mondo, conosce il mondo attraverso la fase orale. Quindi il proprio piacere, di natura sessuale, secondo Freud, nasce dalla bocca. La fase anale invece va dai 18 mesi ai 3 anni, fase in cui il bambino si rende conto di essere dipendente dagli altri, perché non è che può fare molto, ma di avere un grande potere, che è quello di trattenere e rilasciare la cacca. Non peraltro il bambino
in questa età può regalare proprio la cacca. Guarda caso, il bambino lo tiene in braccio e improvvisamente, frac, ti dà questo regalo. Quindi riesce a trattenere e a rilasciare la cacca e a regalartela, a farne dono, perché è l'unica cosa di cui può essere, diciamo, indipendente dall'altro. Poi c'è la fase genitale. Allora, questa fase genitale è composta da due fasi, con una terza fase aggiuntiva che va dalla fine dei 3 anni fino all'età adulta, che è la fase fallica. La fase fallica è la fase, della scoperta del pene da parte del bambino maschio e della mancanza del pene da parte della bambina femmina, perché scopre appunto di non averlo. E per il bambino, in questa fase fallica che va dai 3 ai 6 anni, c'è la paura di essere virato, quindi gli venga tolto questo strumento. E invece dalla bambina l'invidia del pene, cioè la bambina dice: ma perché io non ce l'ho il pene? Quindi questa è la fase fallica che va intorno dai 3 ai 6 anni, quindi prima dell'età adulta, dell'età scolare, prescolare. Poi, tra la fase fallica e la fase genitale, c'è la fase di latenza, il periodo di latenza, cioè intorno al quarto, sesto anno, quindi poi dipende dal bambino, si va ad intersecare subito dopo la fase fallica. Ecco, nella fase fallica è importante sottolineare il fatto che il bambino maschio tende a toccarsi il pene, proprio perché lo scopre, lo conosce. Il periodo di latenza è questo periodo in cui di solito avviene intorno ai 5-6 anni, proprio perché c'è l'avvento, l'ingresso all'elementari o comunque all'ultimo anno della materna. Poi torniamo a dire che comunque Freud teorizza tutto questo nel Novecento, quindi i nostri bambini sono decisamente più avanti rispetto a quelli del Novecento. È il periodo in cui non si manifesta grossa sessualità. È un periodo in cui è più importante la relazione sociale con gli altri che non il fatto di esplorare la propria sessualità. E riprende invece poi nella fase genitale in senso stretto, che è fino, come dire, dal periodo della pubertà in avanti. Quindi nel periodo delle elementari, diciamo così, non c'è c'è un periodo appunto di latenza dove il bambino non vuole più scoprire la propria sessualità, lo lascia lì in latenza per l'appunto e lo scoprirà poi durante la pubertà, nella preadolescenza, nell'adolescenza, che è un periodo decisamente turbolento per quanto riguarda l'aspetto sessuale della propria sessualità ed è la fase genitale in senso stretto. Quindi, come potete notare, caspita, stiamo proprio parlando di una teoria scomoda a quell'epoca, tant'è che appunto Breuer, che era il suo amico con cui avevano fatto percorsi insieme, avevano teorizzato il metodo catartico, eccetera, a un certo punto lo abbandona, così come anche Jung, che era il suo discepolo prediletto, lo vedremo a breve. Jung a un certo punto si distacca dalle sue teorie e poi teorizza qualcosa di diverso. Quindi Freud ha dovuto anche, lo dico nella biografia, ne parlo, ha dovuto anche come dire, mandare giù bocconi amari perché dei discepoli o comunque delle persone che gli stavano vicino a un certo punto lo abbandonano proprio per le sue teorie. Ma comunque lui continua ad andare avanti, non le rinnega mai, continua anzi su questa fronte della teoria sessuale a parlare del complesso di Edipo. Eccolo qui il complesso di Edipo. Complesso di Edipo, allora diciamo che Edipo che cos'è? È una tragedia greca dove appunto Edipo uccise il padre per sposarsi con la madre e questo complesso di Edipo nasce dai 3 ai 5 anni, dove il bambino maschio è innamorato della mamma e geloso del papà. La bambina invece è innamorata del padre e gelosa della madre.
Quindi c'è un innamoramento verso il genitore dell'altro sesso, quindi durante la fase fallica. La risoluzione o non risoluzione del complesso di Edipo determina la personalità del futuro adulto. Abbiamo detto prima che il superio, per esempio, l'istanza psichica del superio nasce proprio dalla risoluzione del complesso di Edipo. E secondo Freud, molte delle nevrosi o comunque dei problemi psichici sono dovuti alla non risoluzione del complesso di Edipo, quindi a questa mancata risoluzione di questo complesso. Ripeto, c'è un video ad hoc proprio sul complesso di Edipo, sempre in psicologia dinamica. Adesso vediamo brevemente altre teorie, perché Freud non si è occupato soltanto dell'aspetto sessuale, ma anche dell'arte, della religione e della civiltà, che però hanno sempre un rimando sessuale. L'arte è la manifestazione dei propri desideri inconsci, secondo Freud. E come si manifestano? Come i sogni, come il gioco dei bambini per esprimere le proprie fantasie infantili, come la sublimazione che abbiamo detto prima, cioè uno spostare la propria pulsione sessuale verso qualcosa di esterno, quindi verso per esempio l'arte, e come terapia, cioè l'arte può essere anche terapeutica, proprio perché io butto fuori delle manifestazioni del mio inconscio, quindi è un modo per manifestare il mio inconscio. La religione invece che cos'è? È un appagamento illusorio di desideri antichi, desiderio di protezione, di sicurezza, di aiuto. Cioè il Padre Celeste, secondo, cioè Dio, secondo Freud, è la proiezione del Padre Terreno. Cioè come io vedo il mio Padre Terreno, io lo proietto all'esterno verso il Padre Celeste. Quindi è la manifestazione di un rapporto ambivalente con il Padre Terreno. Importante, interessante questo concetto di appunto appagamento illusorio di desideri antichi. Vediamo la civiltà invece. Lui si occupa tanto anche di civiltà e parla di superio collettivo. Abbiamo detto che il superio è appunto la parte un po' genitoriale, chiamiamola così, cioè la parte normativa, affettiva che argina un po' l'ess, cioè le pulsionalità dell'ess. È la parte che noi impariamo dai nostri genitori. Ma c'è anche un superio collettivo, cioè un superio della collettività, della civiltà. Quindi si crea quella che è la coscienza collettiva ed è appunto importante. Perché ho scritto Avvento del nazismo? Perché lui si occupa anche di tutta quella parte dell'antisemitismo in alcuni libri molto belli, proprio perché lui appunto era ebreo e è dovuto scappare dalla Germania per andare dall'Austria per andare a Londra, proprio perché insomma, nel periodo lui è morto nel 1939, insomma, c'era già tutti questi malcontenti nei confronti di questo moto antisemita. In realtà c'era già nel 1800, quando era nato, i suoi genitori hanno dovuto diciamo, vivere nell'Austria antisemita dell'epoca. Parliamo invece di Eros e Thanatos. Lui parla di Eros e Thanatos, che sono proprio due forze prese da due personaggi, il dio greco dell'amore e il dio greco della morte. Eros, che è la pulsione costruttiva, conservativa, che unisce, invece Thanatos è la pulsione distruttiva, che uccide, che divide. E la civiltà è fatta da queste due pulsioni, cioè la pulsione di amore, di cooperazione con gli altri, conservativa, costruttiva, e Thanatos invece è la pulsione distruttiva, che uccide, che divide, e c'è questa diatriba nella civiltà, lo vediamo. Ecco, abbiamo visto appunto che tutto parte, la psicanalisi parte da Freud, ma poi appunto ci sono alcune suoi discepoli che si distaccano da lui per teorizzare qualcosa di diverso, o comunque per dare delle visioni diverse delle sue teorie. E sto parlando in questa puntata, vediamo proprio Adler e Jung. Vediamo innanzitutto Alfred Adler. Ecco,
Eccolo qua, vissuto 1870-1937, quindi è morto prima di Freud. Lui parte dal concetto di libido, che è il concetto di Freud, sottolineando che è la volontà di potenza, cioè è la volontà di autoaffermarsi, quindi un po' diverso rispetto all'aspetto sessuale di Freud. Cioè lui dice, per Adler, la libido è la manifestazione dell'autoaffermazione, cioè io voglio manifestare me stesso e voglio manifestare la mia potenza. La nevrosi da cosa nasce? La nevrosi nasce da un complesso di inferiorità. Anche su questo ci sono diverse lezioni nella playlist di psicologia dinamica, quindi se volete approfondire c'è tutta una parte appunto molto approfondita su questi argomenti. Quindi lui dice, la malattia, in quel caso la nevrosi, è un complesso di inferiorità e di insicurezza causati spesso da deficit organici. Allora, qua dobbiamo dire una cosa importante. Adler non aveva una salute molto, molto bella, perché soffriva di rachitismo, soffriva di un sacco di problemi fisici. E lui si è sempre sentito inferiore, insicuro, proprio per questo. E diceva proprio che la malattia psichica nasce da un deficit organico. Però il punto chiave è capire se riesci a superarlo oppure non superarlo. Allora, quando non lo superi, c'è la nevrosi. Quando lo superi e come lo superi? Lo superi cercando di nascondere il difetto, il deficit, o compensarlo con il proprio deficit. Vi faccio l'esempio, poi nel video ad hoc c'è proprio tutta la spiegazione su questo. Io ho una balbuzie, ok? Posso cercare di superare questo problema, quindi per esempio allenandomi sempre di più, andando dalla logopedista, cercando appunto di diminuire il mio difetto, oppure addirittura. C'è chi, per esempio Paolo Bonolis, che era balbuziente, cioè chi ne ha fatto la propria forza, cioè a furia di allenare quell'organo deficitario è diventato superdotato. Quindi Adler dice, tutto questo nasce da un complesso di inferiorità e insicurezza, sta nella persona decidere se non superare questo complesso, e quindi da qui nasce la nevrosi, oppure superarlo, facendo che cosa? O appunto trasferendo il proprio deficit verso qualcos'altro, pensiamo a Bocelli. Bocelli è cieco, di certo non gli si può ridonare, non può recuperare la vista, ma lui che cosa ha fatto? Ha traspostato il deficit verso un altro organo, quindi verso la sua voce, rendendola appunto superdotata. Oppure, balbuzie, io posso lavorare sulla balbuzie, faccio logopedia, faccio esercizi tutti i giorni, eccetera, e divento superdotato, oppure nella norma, quindi recupero il deficit. Ok? Quindi ci sono queste tre possibilità: la possibilità di trasferire il mio deficit verso un altro organo che diventa appunto superdotato, come Bocelli, oppure lavoro sul deficit per ritornare alla norma, quindi balbuzie che mi consente di poter parlare normalmente, oppure arrivo a diventare superdotato, come è stato il caso di Paolo Bonolis, cioè lui era balbuziente, adesso è diventato uno dei conduttori che parlano più velocemente in assoluto e senza problemi di balbuzie. Ok? Poi Adler, che contrariamente a Freud era intrapsichico, cioè si è occupato prevalentemente di tutto i nostri moti interiori, dell'inconscio, della rimozione, quindi era intrapsichico, cioè si è occupato di tutto quello che c'è dentro di noi, dentro la nostra psiche. Invece Adler si butta fuori, guarda fuori dallo spioncino e vede l'intrapsichico e l'interpsichico, cioè fuori da sé, nella relazione con l'altro. Infatti lui dice che la personalità non è soltanto ereditaria, non è soltanto qualcosa che noi abbiamo dentro di noi, ma è anche dovuta all'educazione, tant'è che lui unisce insieme psicologia e pedagogia, cioè è importante il contesto socioculturale, l'educazione, cosa che Freud se ne dimentica completamente perché lui si occupa prevalentemente dell'aspetto psichico e pulsionale. La personalità, secondo Adler, si forma nei primi 5 anni, quindi per esempio il bambino troppo criticato o preso in giro può sviluppare quel senso di inferiorità di cui parla lui. Poi ritorno a dirvi che Adler ovviamente
c'è tutta la parte in psicologia dinamica, è molto più complesso, è molto interessante anche la parte di inferiorità relativa al fatto che lui era un secondogenito, quindi c'è tutta la teoria della famiglia, secondo cui il primogenito è quello più fortunato, il secondogenito è quello più sfortunato, il terzogenito è quello più coccolato, eccetera. Quindi vi rimando al video proprio perché è molto interessante la sua teoria della famiglia, quindi vedete che lui va al di fuori del sé per vedere appunto tutto il contesto socioculturale, familiare ed educativo. Vediamo invece brevemente Jung, Jung che era un discepolo svizzero, vissuto appunto tra il 1875 e il 1961 e lui era il discepolo prediletto di Freud. Freud per un certo periodo ha pensato che lui fosse il degno successore, proprio il suo degno successore, ma poi a un certo punto lui si distacca soprattutto proprio per la teoria della sessualità. Lui infatti dice che la libido non è soltanto sessuale, ma è un'energia psichica, una spinta vitale che ti porta verso varie cose che non sono soltanto sessuali. Quindi su questo lui si distacca molto. E poi lui parla dell'inconscio collettivo. Allora, Freud parlava dell'inconscio personale, quindi il mio inconscio, il tuo inconscio, con materiale infantile rimosso. Invece lui, Jung, parla della massa, cioè dell'inconscio collettivo, quindi vedete che anche come Adler, anche Jung guarda al di fuori, guarda nella società, guarda nell'aspetto appunto relazionale socioculturale, dice che l'inconscio è anche collettivo, cioè della massa, cioè di noi adesso siamo, viviamo nel 2021 e viviamo un inconscio collettivo di oggi, cioè questo inconscio che è una massa ereditaria spirituale dello sviluppo dell'umanità che rinasce in ogni struttura cerebrale individuale. Quindi noi abbiamo dentro di noi, nel nostro cervello, quindi lui è un po' un precursore delle neuroscienze in questo senso, dice, nel nostro cervello ci sono delle cose, cioè degli archivi che fanno parte della nostra eredità collettiva, quindi di tutto quello che c'è dentro. E che cosa c'è dentro? C'è dentro gli archetipi. Quindi l'inconscio collettivo è collegato agli archetipi, cioè dentro questi, pensiamo proprio a una scaffalatura, cioè a una libreria. Dentro questa libreria nel nostro cervello ci sono gli archetipi, cioè lui identifica quelle immagini, quelle forme, quelle strutture ereditarie uguali per tutti gli uomini, perché lui si domanda, dice, ma com'è possibile che culture molto diverse, molto distanti anche geograficamente, abbiano gli stessi miti, le stesse leggende, le stesse favole, cioè lo stesso messaggio attorno ai miti e alle leggende? Allora lui si mette a studiare, appunto, è uno grande studioso dei miti, delle leggende, dei vari popoli e dice che ci sono degli archetipi, cioè ci sono delle immagini, ci sono dei messaggi, delle forme, delle strutture che fanno parte proprio di noi, cioè sono dentro il nostro cervello, dentro questa libreria del nostro cervello e ogni volta che un bambino nasce ha già all'interno questi archetipi che sono quello della morte, quello della nascita, quello del padre, della madre, di Dio, adesso io ve ne ho messi alcuni, dell'amore, dell'odio, cioè sono dentro di noi, fanno parte proprio del nostro retaggio culturale, socioculturale e fanno parte di questo inconscio collettivo che è un po' come se io partorisco e nel cervello di mio figlio c'è già questa libreria, libreria di archetipi e questa libreria di inconscio collettivo che fa parte proprio della nostra specie umana. Noi come specie umana abbiamo quindi un inconscio collettivo, ok? Anche su Jung io ho fatto appunto delle video lezioni nella playlist Psicologia Dinamica, quindi vi invito poi a approfondire questo argomento nella playlist dedicata. Ultima cosa che vediamo appunto di Jung sono i tipi psicologici, cioè lui parla di estroversione e introversione, cioè noi abbiamo entrambi questi due aspetti, quindi estroversione e introversione, però ci sono persone che sono più estroverse, quindi buttano tutto al di fuori, cioè la spinta è verso l'esterno, e persone che invece buttano più all'interno, cioè l'energia la tengono più riservata all'interno. Quindi pensate proprio come se fosse un'energia. Da un lato viene buttata fuori di più, maggiormente, dall'altro viene buttata dentro. E ognuno di noi ha tutti e due i lati. Pensate un po' come una batteria.
Dove, che ne so, il 70% nel mio caso è estroversione e il 30% introversione. Nel tuo caso magari è l'80% introversione e il 20% estroversione, ok? Quindi ci sono entrambi, dipende ovviamente dalla spinta, dall'energia che una butta fuori rispetto all'altra. Benissimo, allora noi abbiamo finito questa puntata. Perché la rivoluzione psicanalitica è così importante all'interno della storia della filosofia, anche se so che alcuni professori la saltano a pie pari? Perché è filosofia anche questa, anzi è filosofia che va a lavorare su un aspetto che in passato molti filosofi avevano trascurato, cioè l'aspetto psichico che è proprio nato grazie a Freud. Quindi non si può dimenticarci di questo, anche perché, come ho detto prima, la rivoluzione filosofica psichica della psicanalisi ha portato poi ad un'influenza di tutte le arti, di tutte le scienze, non solo quella medica, ma anche la letteratura, l'arte, eccetera, che non sono state più come prima, perché hanno aggiunto tutta questa parte, soprattutto dell'inconscio, della psiche, che sono importantissime. Fammi sapere che cosa ne pensi qui sotto nei commenti e ti invito sempre ad iscriverti al mio canale, di attivare la campanella per le notifiche e ti aspetto anche sugli altri miei social. A presto!